Ciao amici, come state? Io sto benone, tutto bene, ma sono ancora scioccata dai tuoi spaghetti al posto del cappuccino brioche prima mattina. In effetti, il mio video della pasta asciutta a colazione ha fatto scalpore. Si sono dichiarati subito i pro e i contro, anche perché in Italia ogni occasione è buona per fare un partito. Non la capisco proprio. Ecco, le idee per chi ama la colazione salata o per chi vuole provare e resterà assai stupito. Pasta senza glutine, toast con avocado, uova strapazzate, gallette di riso con patè di olive, patate lesse condite con sale e olio, hot dog con wurstel vegetale, polenta di mais, semolino di riso, riso in bianco o riso in brodo, brodo vegetale, panino con tofu affumicato, vellutata di verdure, perché no? Ma sei sicura di iniziare la giornata così? Certo, e non solo io. Buona colazione salata. Bene, dunque, questa settimana è successo qualcosa di nuovo per me. Ho imparato una parola nuova. È un neologismo, ovviamente, che non avevo mai sentito. È nexting. Ah, vuoi dire Netflix? Ma non lo conoscevi? No, ho detto nexting. Cosa vuol dire? Chi lo sa già, lo scriva qui sotto. Agli altri lo racconto adesso. Se vi sembra interessante, però, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Nexting è qualcosa che sembra aiuti a vivere meglio, a essere più felici. Si tratta di affinare la capacità di creare delle aspettative positive, mi raccomando. La teoria del nexting è questa: se vi aspettate il meglio e vi preparate a viverlo perché visualizzate i vostri obiettivi, la realtà non vi deluderà. È stato calcolato che influisce sul 14% per il raggiungimento di un obiettivo. Scusa, ma il restante 86%? Ci dobbiamo lavorare noi. Dipende dalle nostre capacità e dalla situazione. Ma allora tutta questa fatica di proiettare, scusa? Beh, tutti usiamo la mente per proiettare. E se uno proietta ciò che viene dopo, next appunto, in modo positivo, magari ottiene risultati più positivi del 14%. Sarà. Sì, comunque sapete una cosa, io sono una sostenitrice del momento presente più che del futuro, che ancora non esiste. Io credo che il cambiamento non debba essere next, dopo, ma adesso, con quello che faccio più che con quello che penso. Quello che faccio oggi getta i semi per un futuro migliore. Ma scusa, non è nexting anche quello? Sì, ma è più concreto, non è solo mentale. Sarà che io sono una donna concreta. E te ne vanti? Beh sì, non c'è niente di male a essere concreti, no? Quindi adesso, concretamente, i video questa settimana. A proposito, per sostenermi e fare crescere il canale, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi, è facile, basta un click così, e attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vedere i miei video appena escono. Allora, inizia il mese della salute della prostata. Vi voglio raccontare in cosa consiste la challenge di Movember, a cui ho già accennato, e le cose più giuste da fare e quelle da evitare per questa preziosa ghiandola maschile, per i più giovani e i diversamente giovani. Ah, chiamo anche mio marito. Tre ricette fatte in casa per migliorare le occhiaie odiose e fastidiose, sì, ma non necessariamente indelebili. Speriamo! Iniziamo a celebrare novembre come il mese più vegan dell'anno. Sai cosa? Organizzo una cenetta vegana con le mie amiche. Mi raccomando, condividete questo video per diventare anche voi portatori sani, di salute naturale e coinvolgere sempre più persone. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!